Buongiorno a tutti, in questa pillola rimarremo nell'estensione Do Sol con qualche piccolo approfondimento. Partiamo dalla lettura sulle dita per dare uno sguardo alla teoria degli intervalli, proprio la definizione agevole delle distanze tra i suoni, in modo che la nostra lettura possa essere sempre più fluida e scorrevole. E poi faremo attenzione al suono Sol, che è un suono, come si diceva già, che sarà sempre più dominante, che ha una relazione speciale con la tonica, col primo grado, e questa relazione speciale è stata al centro dell'interesse di Pitagora ed è al centro della teoria anche fisica dei suoni armonici. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Mi, Do. Ecco l'esempio della lettura sulle dita che ho fatto prima. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Mi, Do. Qui sono espressi come suoni sul pentagramma, diciamo, non ci serve il pentagramma per il momento, ci sono sufficienti due linee avendo solo cinque suoni. E qui c'è la scrittura, diciamo, letterale. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Mi, Do. Questi numeri invece ci dicono come io ho usato le dita. 5 dita verso l'alto, 2 verso il basso, 2 verso il basso, 2 verso il basso, 4 verso l'alto, 3 verso il basso e 3 verso il basso. È intuitivo che questi numeri, che sono il numero delle dita che io metto in gioco, corrispondono anche agli intervalli. Ecco una pagina di numeri e di simboli, ma la speranza è quella che possa essere utile. Allora, proviamo a raccogliere, sempre senza ancora il pentagramma, perché non ci serve ancora, stiamo lavorando solo su cinque suoni, proviamo a raccogliere le informazioni per una lettura, e una lettura magari anche a prima vista. Dunque, partiamo dalla tabella, che non è forse comprensibilissima a prima vista, ma poi lo diventerà sicuramente. Allora, io vi ho raccontato in passato che quando un suono è su una riga e l'altro sullo spazio, abbiamo, e sono suoni adiacenti, cioè vicini, abbiamo un intervallo di seconda. Mentre invece l'osservazione proprio utile all'occhio è che quando io ho dei suoni su due righe e su due spazi differenti, ma che sono nella stessa condizione relativamente alla riga, cioè tutti e due sulla riga oppure tutti e due sullo spazio, ho una distanza di terza. Ora, stiamo parlando di suoni comunque vicini tra loro, adiacenti o prossimi, proprio con vicini come numero di millimetri, e quindi questa differenza tra la considerazione della loro posizione rispetto alla riga è preziosa. Cioè il mio occhio deve subito dire se sono suoni di terza o di seconda. E non è il contare le distanze che mi guida, ma è proprio quello che mi dice l'occhio. Quindi possiamo dire che qui abbiamo una terza. Non mi interessa il nome delle note in questo momento. Qui abbiamo una seconda, perché uno sulla riga e l'altra no. Qui abbiamo una terza, perché sono tutte e due sulla riga. Poi abbiamo una seconda, una sulla riga e l'altra no. Poi abbiamo una terza, tutte e due fuori dalla
tutte e due in uno spazio. Poi abbiamo una seconda, uno sulla riga, l'altro sullo spazio. Poi si apre il capitolo dei suoni che non sono adiacenti e non sono neppure molto vicini, cioè si salta una riga e uno spazio. Abbiamo un certo numero di millimetri e di nuovo vale il discorso di prima, cioè quando questi suoni sono uno su una riga e uno sullo spazio, cioè sono in posizione differente tra loro, abbiamo un intervallo di quarta. Quando sono tutti e due sulla riga, o tutti e due sullo spazio, ovviamente parliamo di un salto in uno spazio, un salto in una riga, compreso, e quindi io dico che sono lontani, tra virgolette, abbiamo un intervallo di quinta. Andiamo a verificarlo sui suoni scritti. Qui ho un suono sulla riga, l'altro no, sono lontani, quindi sono in posizione diversa. E quindi abbiamo una quarta. Riga e spazio lontani. Riga e spazio vuol dire diversi, quindi una quarta. Riga e spazio, sempre la quarta. E qui invece abbiamo due suoni entrambi in uno spazio, cioè al di fuori della riga si salta una riga, quindi sono nella situazione della quinta. Di nuovo la quinta. Di nuovo la quinta. Una quarta e poi una seconda, perché riga e spazio ma vicini. Andiamo a compilare anche la riga sotto, abbiamo una quinta, qui abbiamo una terza, perché sono tutti e due fuori dalla riga. Riga e spazio vicini. Riga, riga, vicini. Riga e riga, vicini. Riga e spazio. Quindi diversi, lontani, riga e spazio vicini, riga e spazio lontani con un salto a metà, quindi quarta. Qui abbiamo una terza, sono tutte e due fuori dalla riga, riga e spazio seconda, riga e riga terza, riga e spazio. Seconda, spazio spazio vicini, terza, spazio spazio più lontani, la quinta. Io vorrei fare una piccola annotazione personale. Il mio approccio alla teoria musicale e alla musica è stato di stampo tradizionale e quando mi sono avvicinato a questa metodologia della lettura relativa ho trovato utilissimi questi giochi e questi esercizi sugli intervalli, perché mi hanno aiutato a non fermarmi alla considerazione di dov'ero come altezza e come nomi nelle varie chiavi del soprano, del contralto, del violino, del basso, del tenore, perché anche lì poi la situazione si può complicare, ma sempre a considerare la distanza dei suoni tra loro. È un po' come avviene nella lettura, dove sillaba per sillaba, ma poi con l'abitudine, con gruppi di sillabe, si ottiene una certa fluidità di lettura a prima vista. Quindi è molto importante per un musicista, per un cantante, per uno strumentista, riuscire a seguire con l'occhio il procedere della melodia. E riuscire davvero a dipanarla e a comprenderla fino in fondo utilizzando proprio le sillabe della lettura relativa. Concludiamo con due annotazioni relative al suono sol, che è stato sempre al centro dei ragionamenti e delle speculazioni di ordine matematico e fisico. Allora, già Pitagora scoprì che se io ho un corpo vibrante, una corda o altro, e creo un nodo alla metà, ottengo un suono di frequenza doppia, ovviamente, ma che è l'ottava superiore. Cioè, se io ho un do
che è di 130 Hz, che è do al di sotto, diciamo, del do centrale, e poi ho un do, il do centrale, la frequenza del do superiore è doppia. Il sol si pone ai tre mezzi come relazione di frequenza, cioè la frequenza è una volta e mezzo, quindi è ai tre mezzi rispetto a quella del do. Pitagora giocò con questa relazione di quinta e di ottava fino a costruire una scala, beh, dal sol andò al re che poi fece scendere, insomma, con ragionamenti un po' complicati, e ottenne una scala la cui caratteristica però è che i toni non sono equidistanti come quella della tastiera, quindi no, abbiamo una scala non temperata. Allo stesso risultato di scala non temperata si giunge considerando la serie degli armonici. Allora, cosa ci dice la fisica acustica? Che se io suono un suono piuttosto grave, piuttosto basso, la corda di questo pianoforte, ipoteticamente, vibra per intero, ma vibra anche in modo secondario nelle sue diverse parti, cioè si crea un nodo alla metà, un nodo a un terzo, un nodo a un quarto, un nodo al quinto. Il timbro complessivo di questo strumento è dato proprio dalla presenza e dell'importanza di questi suoni armonici. Vedete che dal suono 1 al suono 2 io ho una relazione di ottava, è vero, il suono 2 ha il doppio di frequenza rispetto al suono 1. Dal suono 2 al suono 3 ho la mia distanza di quinta, il mio do sol. Allora, la frequenza del suono 3 sul suono 2 è appunto i tre mezzi. E così via. Qui ho una quarta dal do al sol e la frequenza sarà i 4/3, eccetera, eccetera. Di nuovo, costruendo una scala partendo dalla serie degli armonici, avrò una scala armonica che è fondamento della fisica acustica e del meccanismo di funzionamento dei suoni degli strumenti a fiato e degli strumenti a corda, ma di nuovo non ottengo una scala temperata. Vedremo che il temperamento equabile, che è una cosa di inizio Settecento, in qualche modo fece in modo che tutti i suoni della scala fossero equidistanti tra loro, ma in qualche modo fece anche violenza alla realtà della fisica acustica. Siamo arrivati alla fine anche di questo incontro. Ci siamo fermati sulle cinque note, do, re, mi, fa, sol, e abbiamo riflettuto sulla loro scrittura, soprattutto sul pentagramma, pensando al discorso degli intervalli. È un elemento fondamentale per facilitare, per sciogliere la lettura a prima vista. Sempre parlando del Sol, siamo rimasti a riflettere sulla sua importanza nella fisica acustica, data la vicinanza l'affinità, diciamo, di frequenze tra il Do e il Sol. La quinta ha una frequenza di tre mezzi rispetto alla fondamentale. Questo è servito a parlare di Pitagora, della sua scala musicale, è servito a parlare della serie degli armonici. Arrivederci, alla prossima.